È un momento che, nel senso, non mi sta neanche girando benissimo perché in un paio di occasioni la palla è uscita di pochi centimetri. E poi tante volte comunque per un attaccante quando fai il primo gol comunque ti sblocchi e le cose diventano tutte più facili, no? Magari anche mezza palla sporca entra anziché magari uscire o prendere il palo. E quindi diciamo mi sta mancando anche un pochino di fortuna. Però anche in allenamento sto lavorando al massimo per cercare il più fine impossibile col gol e nel senso e mi sto impegnando al massimo per far sì che avvenga anche in partita il prima possibile. E purtroppo il mio errore è stato che io stavo guardando Simone quando era a contrasto con la palla e nel momento che mi sono girato non pensavo di trovarmi in quella situazione, che poi me la sono rivista l'altro giorno sull'applicazione, ho visto che comunque loro erano messi male. E purtroppo nella partita non me ne sono accorto perché io quando mi sono girato Simone era dietro di me e non mi sono accorto che Simone era libero di là, me la sono poi vista su Y Scout e mi sono accorto che lì se glielo davo era uno contro uno. Purtroppo nella partita il mio errore è stato che con la coda dell'occhio non l'ho visto e mi sono spostato subito palla verso destra e quindi sono andato tra virgolette addosso all'avversario. E quello non posso dirti che è un errore di altruismo perché il mio errore è stato non vederlo. Altrimenti la palla gliel'avrei passata senza problemi. E il mio primo pensiero era mettermi nel senso al 100% prima possibile, perché comunque arrivavo dalla fase di lockdown che ero fermo da marzo. Poi, siccome l'anno scorso non avevamo ripreso, che eravamo un punto fuori dai playoff, ero stato fermo fino al ritiro. E a luglio mi sono operato alla spalla perché ho avuto dei problemi alla spalla e quindi ho riperso altri 3 mesi. E quest'anno al ritiro a Pescara ho potuto fare solamente la parte nel senso senza palla, la parte atletica. E la parte con la palla avevo dovuto saltarla perché non potevo fare contrasti prima dell'operazione. Quindi, nel senso, quando sono arrivato qua, il primo mese era per me, nel senso, la mia prima idea era quella di mettermi al pari con gli altri, diciamo, perché comunque fisicamente mi mancava qualcosa perché non avendo fatto degli allenamenti è sicuramente diverso. Poi, sicuramente, non posso dire il contrario, mi immaginavo magari qualche gol in più, dai. Però dai, non bisogna, non deve diventare un'ossessione questa cosa. E quindi bisogna continuare a lavorare ancora di più, perché vuol dire che ancora c'è da migliorare. Io penso sì, a 3 anni di aver fatto una buona partita, però penso anche che la maturità di un giocatore passi anche comunque dal riuscire a dare il 100%, sia che si pensi di giocare, sia che magari non si pensi da giocare. Quindi, secondo me, la forza di un giocatore, la modalità la compie quando è in grado di farsi trovare pronto, in qualsiasi occasione. Quindi, che magari si possa pensare di giocare o meno, bisogna comunque sempre farsi trovare pronto. Quindi, lo vediamo anche comunque in Serie A, in diverse occasioni, per esempio Dybala alla Juve. Il giocatore comunque deve essere maturo, deve essere bravo ad essere sempre pronto.